Ora mi rivolgo a te, benevolo lettore o ascoltatore, Fritz, Theodore, Ernst, qualunque sia il tuo nome, e ti prego di richiamare alla mente il tuo ultimo vivido ricordo di una tavola di Natale addobbata di bei doni colorati. Potrai così immaginarti i bambini che, con la luce negli occhi, restano impietriti e muti. Nonché Marie, che dopo un po', con un gran sospiro, dice «Oh, che bello! Oh, che bello!» e Fritz, che tenta qualche capriola perfettamente riuscita. Quell'anno i bambini dovevano essere stati proprio buoni e ubbidienti, perché non avevano mai ricevuto in dono tanti regali così belli e magnifici come quella volta. Sul grande abete, al centro, stavano appese molte mele d'oro e d'argento, confetti e caramelle colorate, e ogni tipo di leccornie spuntavano dai rami come se fossero gemme e fiori. Ma bisogna ammettere che la cosa più bella in quell'albero delle meraviglie erano le centinaia di piccole luci che tra i suoi rami scuri brillavano come stelline. L'albero stesso, illuminato dentro e fuori, sembrava invitare i bambini a cogliere i suoi fiori e i suoi frutti. Attorno all'albero era tutto meravigliosamente scintillante e colorato. Quante belle cose, se solo si potessero descrivere. Marie vide graziosissime bambole, ogni sorta di accuratissime suppellettili in miniatura e, più bello di tutto il resto, il vestitino di seta, guarnito di nastri colorati, che stava appeso ad una gruccia davanti agli occhi di Marie, perché lei potesse ammirarlo da tutti i lati, cosa che fece, senza smettere di ripetere «Ah, bello! Ah, caro! Ah, il mio vestitino! E poi lo potrò, certo che sì, lo potrò indossare davvero!» Nel frattempo, Fritz aveva già fatto 3 o 4 volte il giro del tavolo al trotto o al galoppo per provare il nuovo cavallo sauro che aveva trovato legato al tavolo con le briglie. Scendendo dalla sella, sentenziò che era una bestia selvaggia, ma poco importava, avrebbe domato lui. Andò a ispezionare i nuovi squadroni di ussari, che erano elegantemente vestiti di rosso e oro. Portavano armi d'argento puro e cavalcavano cavalli d'un bianco tanto scintillante che si poteva quasi chiedergli d'argento puro, anch'essi. Poi i bambini, calmatisi un po', passarono ai libri illustrati, che erano stati lasciati aperti per mettere in bella vista ogni sorta di bei fiori e omini colorati, e soprattutto dei bambini che giocavano ritratti in modo così naturale da sembrare vivi e capaci di parlare, sul serio. A Natale regala una storia. Auguri da Giada, volontaria di Mare di Libri.